Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di tutti i prodotti che ho finito nell'ultimo periodo. Ne ho finiti molti, però ho selezionato un po' i prodotti a seconda dei miei gusti e di ciò che più mi è piaciuto. Iniziamo subito. Come primo prodotto ho finito questo bagnoschiuma del Livre Rocher ed è un bagnoschiuma gommage al lampone. Questo l'abbiamo trovato io e mia sorella in uno dei due set che mio fratello ci ha regalato per Natale e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Adesso sotto la doccia ho quello del set al mirtillo e anche questo qui mi sta piacendo. Un altro prodotto che ho finito è questo acetone di Bilba. A me piace molto perché elimina lo smalto molto facilmente. Ed è tutto ciò che pretendo da un acetone, quindi è quello che mi aspetto e quindi sì, lo ricomprerò, però onestamente l'acetone lo prendo in base a quello che trovo, non è che mi soffermo più di tanto alla ricerca di una marca ben precisa, però sì, mi è piaciuto. Il mio prodotto in assoluto preferito finito è questo deodorante di Dove al cetriolo. A me piace da impazzire, in generale mi piacciono tutti i prodotti della linea Dove. Perché credo che abbiano proprio una profumazione molto delicata che si sposa bene con il profumo che secondo me deve avere una persona quando esce dalla doccia e questo qui mi piace davvero tanto. Credo che lo ricomprerò perché sul deodorante sono molto fissata e appunto vado sempre alla ricerca di profumazioni, come dire, molto lievi, soprattutto non macchiare i vestiti, ma anche che durino a lungo. E questo qua dura davvero a lungo. Ora, non vi so dire se dura 48 ore perché cioè, non aspetto 48 ore prima di rimettermi il deodorante, però mi piace davvero tanto. In questo periodo ho finito anche un profumo ed è il Little Red Dress di Avon. Ecco, avevo già proprio il profumo l'ho finito, questo era il profumo spray per il corpo. Non so descrivervi precisamente la profumazione, però mi piace moltissimo e secondo me è un profumo da signora, non so come spiegarvi, non quel profumo da anziano, quel profumo da signora che dice, fa dire wow, cioè proprio. Da personalità a una persona, secondo me, questo è il profumo e non sto esagerando. Non conosco altri profumi dell'Avon perché onestamente è un marchio che conosco molto poco, però questo qui mi è piaciuto tanto. Un altro prodotto che ho finito è la crema mirtillosa di Neve Cosmetics. Questa era stata inviata a mia sorella circa un anno fa, però avevamo altre creme da finire, quindi non ci siamo messo fermate più di tanto e devo dire che mi è piaciuta tantissimo, anche perché, come avrete capito, mi piacciono molto le profumazioni dei frutti di bosco e sicuramente se mi capiterà la ricomprerò. Ho finito lo shampoo della Garnier Ultra Dolce all'olio di argan e di camelia e questo è per capelli secchi e spenti. È senza anche parabeni. Questo sì, mi è piaciuto, però gli shampoo tendo a cambiarli molto spesso perché noto che il mio capello dopo un po' si abitui troppo velocemente allo shampoo e quindi lo shampoo non riesce bene ad agire a pulirmi il capello e tende appunto a diventare un po' grasso perché io ho i capelli molto fini e appunto è più facile sporcarli. Però questo qua mi è piaciuto molto e per quello che costa penso proprio che lo ricomprerò. Un altro prodotto che ho finito sono queste strisce viso di Licia. Sì, mi sono piaciute, niente di che. Queste erano costate 4,49 euro. Io ne sto provando delle altre molto più economiche che mi stanno piacendo molto di più e che strappano molto meglio. Però onestamente sono gusti personali e sinceramente per togliere i baffetti basta che li tolgano. Non tutte però tolgono i baffetti, devo dire. Io non è che ho i baffi, cioè voglio dire, ho dei baffi lievi che neanche si vedono che però mi danno fastidio, biondi. Quindi voglio dire, se non li tolgono a me non voglio osare pensare a quelli che davvero ce li hanno. Comunque, queste qua sì, mi sono piaciute. I prodotti sono finiti qui, nel senso che questi qua sono quelli che ho selezionato per dirvi un po' insomma come mi sono trovata. Fatemi sapere quali prodotti avete finito e quali sono i vostri prodotti preferiti del periodo. Soprattutto se avete qualche prodotto del supermercato che si è rivelato un prodotto eccellente e ottimo, così vado subito a vedere. Vi ricordo di seguirmi sui social, finalmente spero che mi ritorni la connessione internet perché io davvero non ho capito cosa cavolo ha combinato il mio operatore, però insomma la connessione non va come il telefono e è 3 mesi che sono in questa situazione e che carico video al McDonald's, quindi insomma vi lascio immaginare.
Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!